Ciao a tutti, sono Otti di Pure Fibra Italiana. In questo video andremo a vedere una partita dove ho fatto 15 kill con Vittoria Royale e andrò a spiegarvi esattamente tutte le azioni e tutti i pensieri che ho avuto durante la partita e che mi hanno portato ad ottenere questo risultato. Senza dilungarmi troppo, vi lascio subito al video, però vi chiedo una cosa: supportatemi come creatore nello shop scrivendo OctiPFI. A voi non costa nulla, è assolutamente gratis, non ci perdete niente, né soldi, né V-Bucks, né niente, e a me è un grande favore che mi fate, quindi se volete fatelo, grazie mille e buona visione! In pratica analizziamo una partita che ho registrato mentre giocavo senza registrare me stesso e andiamo a discutere tutte le azioni che ho fatto e il perché di le ho fatte. Quindi direi di buttarci subito, anzi non proprio subito, a metà mappa, ossia Borgo Bislacco. Sinceramente amo Borgo Bislacco perché è comunque una città in mezzo alla mappa, quindi la safe può essere dove vuole e io bene o male sarò sempre vicino. Quindi diciamo Borgo Bislacco è una meta che io pratico relativamente spesso. Comunque io mi butto sempre dove trovo delle armi. Lì ho visto un fucile a pompa e ho deciso di prenderlo. Questo qua ha avuto la stessa idea, però purtroppo non gli è andata bene. Così come quest'altro che, rassegnatosi, mi ha lanciato i pomodori. E già qua sono state fatte due kill, ma diciamo che queste non le consideriamo perché chiaramente sono kill dettate dalla fortuna e lo capisco benissimo. La prima cosa da fare comunque è lootare quanto più possibile, anche perché nelle case non potevo andare visto che sicuramente c'era altra gente. Ho deciso di dirigermi alla casa di mattoni pur sempre controllando il mio dietro e in ogni caso, siccome in questo gioco i materiali sono importantissimi, io butto giù le staccionate che danno tantissima legna. Qua vedo un nemico e quindi lo faccio subito fuori e ho visto un altro nemico, mi sono buildato un po'. Non capivo cosa stesse facendo lui, però l'ho ucciso. Al che vedo parecchi nemici, a quello lì gli ho fatto tantissimi danni, però purtroppo non sono stato io a ucciderlo, infatti l'ha ucciso l'altro che lo stava pushando. Non sapevo benissimo cosa fare, intanto vedo quest'altro che inizia ad attaccarmi e dico perfetto, per lui è finita perché adesso lo vado a prendere. E infatti così ho fatto. Vedete quanto aver buttato giù quelle staccionate inizialmente mi ha dato i materiali che poi mi hanno permesso di pushare e fare variazioni. Lì ne ho ucciso un altro, lì ne ho ucciso un altro. Cioè, e già subito a inizio partita me la cavo con parecchie kill. Qua vedo Cappuccetto Rosso che dopo aver fightato, chiaramente magari era senza vita, era magari un po' in difficoltà, senza munizioni nelle armi, e sento intanto pusharmi qualcun altro, al che decido di combattere. Chiaramente cosa potevo fare se no? Come vedete 8 kill in pochissimi secondi. Voi potreste dire, vabbè, ma sei stato fortunato perché gran parte delle kill comunque le hai fatte diciamo a metà, perché comunque c'era gente che aveva già metà vita. E io vi posso dire, sì, è vero, però ogni partita è sempre diversa l'una dall'altra. In ogni caso non sempre uno magari ha l'accortezza di fare così tante kill in così poco tempo. Magari c'è chi si sarebbe buttato in una casa e sarebbe stato ancora a lootare e avrebbe aspettato di non sentire più rumori. Qua sento un altro tipo che mi sta pushando, quindi decido di iniziare a danneggiarlo. Un errore che ho fatto è stato non buildarmi intorno. Questo è stato un errore. Comunque ho detto, vabbè, ho già 8 kill. E qua ho addirittura perso l'high ground, cosa sbagliatissima da fare, però l'ho fregato costruendo e poi sbucando da sotto. Questo è un trucchetto che io uso relativamente spesso, perché la gente si aspetta che io vada in high ground e invece io dico no e scendo giù, facendo finta però prima di costruire qualcosa. E quindi come vedete 9 kill, pochissimo tempo è passato, siamo ancora alla prima safe. E io devo curarmi assolutamente perché ho relativamente poca vita. In questa partita ho deciso di usare il tattico. Normalmente non lo tengo mai, anzi a dire il vero io preferisco di gran lunga il pesante. Mi sembra molto meglio come fucile a pompa perché è più consistente rispetto al tattico, che è inconsistentissimo. Essendo che ero comunque con la città diciamo tutta mia, ho deciso di fare un po' di materiali. E qua mi sento attaccare da di lato, al che l'ho visto, ho deciso bene, pushiamolo. Così ho costruito delle rampe per salirgli sopra, per avere l'high ground, ma lui mi supera. Al che, essendo in una posizione di svantaggio, decido di lanciare il fortatile per costruire una roba e strasorprenderlo e stra un po' stupirlo. Al che continuo a salire in high ground per essere sicuro di vedere un po' da dove sarebbe arrivato lui. Lui ha deciso allora di spaccare tutto il fortino, cosa correttissima, cioè l'avrei fatto anch'io. Però chiaramente col schieramento dei deltaplani sono scappato via. Capisco che stare qua non avrebbe avuto senso, al che continuo a fare un po' di materiali, pur sempre tenendo ben d'occhio la torre,
e decido di scapparmene, nel senso che non aveva senso per me attaccarlo, era una posizione di vantaggio, al che decido di usare i palloncini che mi ricordavo che c'erano precedentemente. E alla fine però, vedendo che lui non aveva capito dove ero io, vedendo che era in un momento di difficoltà, ho tirato una cecchinata che lo è andato a prendere. Essendo che lui ora aveva meno vita, ho deciso di pusharlo perché lui era preoccupato per il fatto di avere meno vita. Lui continua imperterrito a, diciamo, costruire in altezza. Così faccio io. Inizio a salirgli sopra per non dargli speranza. Ragazzi, non sapevo dove fosse andato a finire e poi l'ho visto che era lì. Non so se era lui, non so se era un altro. In ogni caso, cioè, qua chiaramente ero in svantaggio, dovevo proteggermi in tutti i modi. Meno danni prendo, meglio è. Quando ho visto che si è costruita quella casetta là, ho capito una cosa. Quando uno si costruisce quelle cose là, di solito è per curarsi. E infatti così fa lui. Lui non ha capito che io ero salito sul tetto, ha provato a scapparsene, ma senza successo. Infatti è morto, quindi gli sta bene. Mi sono accorto di avere poche munizioni di AR, però per fortuna erano lì. Quindi diciamo che ora siamo a 10 kill e tutto sta andando per il meglio. Io di vita ne ho il Barrett, ho la P90, quindi diciamo tutte le armi che magari potessi desiderare. Anche qui sto molto molto attento ai dintorni. Ho sentito qualcuno pusharmi, al che costruisco in tutti i modi. E lui è sul tetto, con un bel headshot da 130 e con un altro colpo riesco benissimo a stenderlo. E questo ci porta a 11 kill, 15 persone rimanenti, io con un sacco di roba e addirittura lo scaracca dorato. Ormai pieno di legna, ho deciso di cambiare zona, anche perché ormai Borgo Bislacco, dopo 11 kill, ho detto bene, qua non c'è più altro da prendere, andiamo via. Ma ho visto qualcuno esattamente lì vicino alla capanna, tipo quella sugli alberi, non so se l'avete visto anche voi adesso, ma comunque lo vedrete. Con l'occhio di sfuggito ho visto qualcuno e ho deciso benissimo, questo è mio. Qua failo un paio di volte col Barrett, allora decido di andarci con dei colpi, anche per indebolirlo un po', e lo faccio cadere. Lui non è stato bravissimo, infatti non ho capito il senso di buildare quelle cose lì. Io qua ho failato malamente perché volevo salire sul tetto, invece no. Lui si sta buildando, io gli ho buildato sopra in modo da non farlo passare. E qua l'ho incastrato, lui cercava di liberarsi ma l'ho incastrato e gli ho sparato due colpi che insomma l'hanno fatto morire. Qua stavo studiando la situazione, stavo cercando di capire dove atterrare, quale sarebbe stato il posto più tattico e perché. Ho visto l'airdrop e ho visto qualcuno andare lì, al che ho deciso, bene, pushiamolo. Non sapevo se lui avesse visto me, non sapevo se avesse sentito il mio rumore. In ogni caso, tiro fuori il mio Barrett e decido di shottarlo. Infatti gli faccio un colpo da 157 e poi altri due con lo scaracca che lo uccidono. Siamo a 13 kill. Ho guardato tutto quello che aveva lui, non aveva niente di interessante. Come al solito si ricarica il Barrett con cui abbiamo sparato prima e anche lo scaracca. Qua ho fatto una cosa da non fare assolutamente, ossia non mi sono buildato intorno e mi sono bevuto questo scudo. Questa è una cosa sbagliatissima da fare, sbagliatissima. Io l'ho fatta perché sono deficiente, ma vabbè. Ho preso il lanciarazzi quadruplo, sinceramente non lo amo, preferisco di più l'RPG. Avevo capito dove era il nemico, ho sparato un colpo per impaurirlo un po', per fargli vedere che ho il Barrett e che posso combattere, però in realtà sapevo che non aveva senso combattere perché, uno, lui era in high ground, due, non aveva proprio senso. Ho provato a tirare un altro colpo che l'avrebbe preso ma si è spostato, quindi chiaramente niente. Inoltre lui era ben fuori safe, quindi per me non aveva assolutamente nessun senso andare lì a cercarmi rogne per niente. Se vedo dei nemici e so di essere in vantaggio, li pusho. Se so che non ha senso combattere, non inizio il combattimento. È inutile iniziare un combattimento che non ha senso. Chiaramente una cecchinata si spara di tanto in tanto, ma perché quella è one shot one kill e vediamo un po' come va, ecco. Decido comunque di buildare una doppia rampa in modo da non prendermi una cecchinata da dietro e anche sul lato destro, essendo che c'era un nemico. E mi buildo un mini fortino esattamente qua, diciamo in safe, comunque a pelo della safe, apposta per stare comunque al sicuro dalle cecchinate nemiche e comunque per, diciamo, avere un po' di pace e studiare bene la situazione, perché la cosa migliore da fare in game è cercare di capire dove sono tutti i vari nemici. Questa è la cosa più importante da fare. Ho deciso di andare quindi in safe perché non aveva proprio senso starsene fuori. Ho deciso di buildarmi un mini fortino, anche se in legno, apposta per comunque, tanto sarebbe stato un fortino comunque momentaneo, apposta per vedere un po' dove era lui, cosa stava facendo, perché era andato lì, e immaginavo che anche lui avesse preso una pietra. Sentendo un deltaplano mi sono buildato sopra e ho scoperto che sto tipo mi ha buildato sopra. Allora ho deciso di scendere in altezza perché non aveva senso più rimanere lì, in modo anche da ingannarlo un po',
Tanto avevo piazzato comunque delle trappole, se lui fosse sceso si sarebbe beccato le mie trappole, e intanto ero qui a studiare la situazione. Ho sentito del rumore e quindi ho deciso di tirare dei colpi a quel tipo lì che con la moto stava scappando via. Non è stata una cosa super safe. Ho visto che l'ho beccato con una cecchinata da 157 danni e ho detto: cavolo, qua bisogna sparare. Purtroppo però mi sa che me l'hanno rubato, questo non mi ricordo, ma mi sa che me l'hanno rubato. Nonostante io gli avessi fatto tipo due colpi da tantissimo danno, me l'hanno rubato. Qua vedo lui che sta pushando e siccome è all'altezza, io decido di comunque sparargli sulla scala in modo da forzarlo a tirar fuori il deltaplano. E proprio per questo mi avvicino anch'io a lui e inizio a sparargli con lo scaracca con pochissimo successo, ma a un certo punto dei danni glieli faccio. Ho provato a tirare un colpo di pompa ma senza fortuna. Ho visto che l'altro stava arrivando sopra di me e qua mi sono ritrovato in una posizione strascomoda, con un nemico alla destra, con uno alla sinistra, forse due. Cioè, era veramente veramente un casino. Ho provato a fare di tutto, mi sparavano da parecchi lati, tutti si sparavano da diversi lati e era veramente veramente un casino. Cioè, immaginatevi, guardate la safe così piccola, 5 giocatori, ognuno con un sacco di armi. Lì mi sono accorto di dove era uno e ho detto: benissimo, ora lo staniamo con questo lanciarazzi quadruplo, cosa che è servita tantissimo. Io ripeto, non amo tanto il lanciarazzi quadruplo, secondo me è più forte l'RPG normale perché fa tanto danno con un solo colpo. Ma in questo caso è sicuramente servito perché gli ho lanciato 84 di danni che sicuramente mi hanno aiutato poi per finirlo definitivamente. Ho continuato a lanciargli dei colpi, intanto siamo rimasti in 3. Qua inizio a pusharlo, scopro che lui ha il lanciarazzi normale, però alla fine l'ho finito. Al che ora mi ritrovavo in una situazione di 1 contro 1. Questo tipo mi pushava col lanciarazzi, mi ha pushato dall'alto, era sicuramente in vantaggio, io ero sicuramente in svantaggio, al che ho deciso di provare a buildare e arrivare sopra di lui. Lui continuava a pusharmi col lanciarazzi, cosa che ha senso perché sarebbe tipo un one shot one kill, e infatti era sempre sempre in giro con quel lanciarazzi lì, al che ho visto che stava ricaricando, ho sfruttato il momento e l'ho finito col mio fucile a pompa, cosa giustissima da fare. Partita vinta, 15 kill e si balla balletto finale.